Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e è arrivato il Natale! In realtà non è ancora arrivato, ma manca poco e quindi in questa puntata, che solitamente quella del giovedì è dedicata alle degustazioni, voglio approfittare di questa occasione per darvi qualche consiglio per fare ad esempio un regalo oppure per scegliere una buona bottiglia per fare bella figura oppure da proporre ai vostri amici, parenti in occasione dei vari pranzi e cene che solitamente si porta dietro il periodo natalizio. Questi vini li ho scelti andando a indicare 6 occasioni d'uso, chiamiamole così, e dandovi 2 scelte per ogni occasione. Ovviamente questi sono vini che ho avuto modo di provare personalmente, di assaggiare, quindi vi ne parlo perché sono piaciuti a me, quindi è il mio gusto, e come tutte le cose di proprio gusto potrebbe non incontrare il gusto di qualcun altro, ma questo è il bello del mondo del vino. Inoltre sono stato anche su una fascia di prezzo non troppo elevata, lo vedrete quando parleremo dei vari vini, ma anche con una reperibilità abbastanza facile, proprio per permettervi di poterli recuperare in tempo per le festività. Era anche abbastanza inutile fare nomi altisonanti o nomi di facile conoscenza, oppure parlarvi di vini che poi magari fareste fatica a comprare perché proprio non ci sono fisicamente, quindi rimarrebbero dei consigli che cadrebbero lettera morta. Quindi ho preferito orientarmi verso queste scelte. Allora, andiamo a vedere velocemente le 6 categorie, o meglio occasioni d'uso, che ho scelto per questa puntata speciale del Natale di The Wine Channel. Allora, le 6 occasioni sono l'aperitivo, la cena della vigilia, che solitamente è a base di pesce, il pranzo di Natale, che normalmente invece riguarda il mondo della carne, il brindisi, quindi un momento diciamo di festa o comunque di augurio più generale, un buon fine pasto, soprattutto quando si è mangiato un po' in maniera eccessiva oppure quando si vuole anche solo un po' staccare un attimo dal momento della festa, e anche una qualche cosa per un regalo, quindi qualcosa che potreste utilizzare da regalare a un amico, un parente, a un conoscente, per appunto se siete indecisi. Quindi un paio di consigli che vi voglio dare e che vi faranno fare sicuramente bella figura. Allora, partiamo con l'aperitivo. Allora, per l'aperitivo vi propongo 2 idee un po' insolite, nel senso che normalmente per l'aperitivo si pensa sempre al classico prosecco, vino spumante, frizzante, bianco, classico. Vi voglio un po', diciamo, portare 2 idee un po' diverse, quindi io vi consiglio. Allora, lo so, sembra che sono ripetitivo, che poi dopo sembra che faccio pubblicità sempre a sta cantina. In realtà è ottima come occasione d'uso questa. Ovviamente parliamo di Caltina Paltrinieri, è tanto per cambiare, e del suo L'Eclisse, un lambrusco di Sorbara. Quindi un'ottima scelta per poter da poter portare a un aperitivo. Anche la cantina stessa lo consiglia come abbinamento, come antipasto, e una bottiglia che costa fra i 9 e gli 11 euro, e appunto portate un qualche cosa di un po' diverso che sicuramente come gusti non vi farà rimpiangere spumanti o prosecchi vari. Di questo vino ho fatto la video di recensione, quindi potete andarla a recuperare nel canale per andarne a sapere, per andarmi a informare e saperne di più. Altro vino che vi propongo, anche questo un po' particolare, un po' insolito per un aperitivo, è il Notte Rossa Primitivo Rosato IGT, 100% Primitivo del Salento. Anche di questo ho fatto recentemente la recensione, la degustazione. È un vino interessante, ha un costo tutto sommato basso, siamo tra i 6 e gli 8 euro,
anche questa bella presentazione scenica della bottiglia con queste stelle disegnate, anche questa è un'idea un po' particolare per rompere un po' gli schemi rispetto ai classici vini da aperitivo. Andiamo poi invece alla cena della vigilia, quindi facciamo una scelta sul pesce. In questo caso vi voglio proporre, solitamente la diatriba è fra un vino fermo e un vino frizzante. Ecco, quindi qui io vi propongo due scelte diverse. Per quanto riguarda il vino fermo, vi propongo una Falanghina del Sannio DOC di Mastro Berardino. Anche questa è una bottiglia con molto particolare, molto interessante. Forse Mastro Berardino è stata una delle prime cantine a livello italiano a portare, a far conoscere un po' i vini campani all'esterno della campagna stessa, quindi farli conoscere un po' in tutta Italia. Anche qui siamo su un prezzo fra i 7 e i 9 euro, anche qui quindi un prezzo assolutamente abbordabile, provatelo perché non ve ne pentirete. Altro invece vino che vi propongo, questa volta invece è un frizzante, andiamo in Sardegna. Questo è un vino che ho assaggiato recentemente, probabilmente vi ne porterò anche più avanti la video degustazione, e parlo di Selle Mosca, l'Alghero Torbato Spumante. È uno spumante, quindi uno potrebbe dire, ma potevamo usarlo come aperitivo per il brindisi? No, in realtà io l'ho mai avuto occasione di mangiarlo con il pesce, in particolare mi sono preparato una bella fregola con le vongole, quindi ho avuto modo di mangiarla anche proprio con un piatto, diciamo, tipico della Sardegna, e vi devo dire la verità, l'abbinamento secondo me è molto interessante. È una bottiglia che costa tra i 9 e gli 11 euro e sicuramente ne vale la pena assaggiarlo e abbinarlo a una cena di pesce. Andiamo invece adesso sul pranzo di Natale, quindi andiamo sulla carne, ovviamente per modo di dire, nel senso che solitamente quando si parla di carne si parla di vini rossi, e quindi vi voglio proporre qui due vini rossi, diciamo confinanti, se così si può dire, perché vi parlerò di Toscana e Marche, confinanti come regioni, in realtà sono un po' più distanti, perché per le Marche parliamo di un Rosso Conero, parliamo del Conero di Moroder, dell'azienda agricola Moroder, un 100% Montepulciano con delle particolari sentori molto, molto interessanti. Anche qui costo della bottiglia intorno ai 10-12 euro, sicuramente con piatti di carne si abbina molto bene. Magari quelli, diciamo, annate un po' più giovani si prestano sicuramente a piatti di carne un po' più delicati, quelli un po' più diciamo invecchiati, oppure ad esempio il Moroder però costa un po' di più, fa anche il Conero Dorico Riserva, quello si abbina magari a dei piatti di carne più strutturati, appunto perché ha un invecchiamento un po' più importante, quindi ha determinate caratteristiche più indicate per le carni rosse. Però anche il Rosso Conero base, chiamiamolo così, è sicuramente una buona scelta. Toscana, non possiamo far altro che parlare di un bel Chianti classico con il suo bel gallo nero sopra la bottiglia, e parliamo dei Domini di Castellina di Castellare. Allora, Castellare è una delle più grandi, chiamiamole fra virgolette, maison del Chianti, o comunque dei vini dei Super Tuscan, come si chiamano, dei Super Toscani, come vengono detti in gergo tecnico. Questo è, diciamo, uno dei suoi vini fra virgolette base, infatti costa fra i 13 e i 15 euro. Questo Domini Castellina, che è un 90% sangiovese, un 10% altri uvaggi, è interessante, è buono, si abbina benissimo con la carne rossa alla griglia, e quindi anche questo ve lo consiglio in occasione delle festività per un pranzo di carne, quindi a base di carne. Per il brindisi, ecco, per il brindisi anche qui solitamente lo spumante, qui parliamo ovviamente di spumante perché non possiamo far altro, non possiamo esimerci. Qui non si tratteranno vini stranieri in questa puntata, faremo una puntata un po' autarchica, ma è giusto anche parlare delle eccellenze italiane o comunque di buoni vini italiani.
qui vi voglio proporre un contrasto fra nord e sud. Solitamente lo spumante è patria, fra virgolette, del nord, con tutto il suo bel prosecco in tutte le sue varie sfumature. Di tutto il prosecco andiamo a prendere il Valdobbiadene, di tutto il Valdobbiadene andiamo a prendere l'azienda Folladoro. Folladoro ha avuto modo di appunto assaggiare i suoi vini al Fivi. Vi consiglio il loro Valdobbiadene Prosecco. È un dry, quindi è un po' più dolce, ve lo anticipo, perché magari c'è chi preferisce il Brut, l'Extra Brut, quindi o il Pas d'Auger. Hanno anche un Pas d'Auger interessante. Il dry millesimato ci trovi in vendita fra gli 11 e 13 euro, 11,50 direi sul loro sito se non mi ricordo male, 95% di uva glera, ovviamente quando parliamo di prosecco lì ci va a cadere, e soprattutto quando siamo in Valdobbiadene, e quindi ve lo consiglio, è un vino anche questo interessante e particolare per portare una bottiglia un po' diversa dal solito, anche una bella etichetta, fa anche una bella presenza fra virgolette scenica, e sicuramente non vi farà pentire di averlo comprato. Invece, per quanto riguarda il sud, ritorniamo in Campania, parliamo di Feudi di San Gregorio. Feudi di San Gregorio col suo Dubbel Aglianico Rosato, uno spumante veramente interessantissimo, fatto col 100% di uva aglianico, quindi di base un vino rosso, uno spumantizzato in rosato di un vino di un'uva rossa, veramente con delle note particolarissime. Ho avuto modo di assaggiarlo sia al Vinitaly che in altre occasioni in separata sede, e devo dirvi la verità, signori, siamo di fronte a uno spumante veramente interessante, considerando che fare una spumantizzazione comunque da partire da uve rosse è già di per sé molto difficile, e quindi arrivare a questi livelli di diciamo anche di sapore e di caratteristiche è veramente da apprezzare, quindi ve lo consiglio. Questo è un po' più caro, siamo fra i 19 e i 24 euro, però una tantum secondo me ne vale la pena provarlo, sicuramente secondo me se lo provate potrà sì che lo riprenderete poi in futuro. Arriviamo alla fine della cena, fine del pranzo, quindi fine pasto, però possiamo anche pensarli questi due come vini un po' da meditazione, e quindi andiamo su un vino di cui ho già parlato qui in questo canale, andiamo nel Molise, il nostro piccolo Molise che esiste anche lui, poverino, parliamo del Moscato del Molise e di Appiane di Maio Onorante. Sicuramente anche questo un uvo fatto con il moscato, 100% moscato, ha un costo fra i 15 e i 18 euro. Normalmente i passiti o comunque i vini dolci, chiamiamoli così, hanno sempre un costo un po' più elevato, però ha delle note molto particolari, può essere apprezzato un po' da tutti, è un vino molto trasversale secondo me, e quindi vale la pena assaggiarlo. Ovviamente nella video degustazione avrete modo di approfondirlo e conoscerlo meglio, andate a vedervela proprio per recuperare queste note. Come secondo vino, quando si parla di fine passo, di passiti, non posso che non parlare del passito di Pantelleria, uno dei primi passiti diciamo riconosciuti a livello italiano. Parliamo dell'uva Zibibbo e parliamo di Donna Fugata, una delle cantine più grandi, più importanti dell'isola, col suo Benrié, che appunto è il classico proprio passito di Pantelleria, se diciamo così lo vogliamo chiamare, quindi con proprio le sue note varie di frutta, caramellate, tutto quello che un buon passito può offrire, questo buon abbinamento tra acido e dolce, che ricordiamo deve essere la caratteristica di un buon passito, quando si riesce a equilibrare senza diventare troppo stucchevoli lato dolce. Anche qui siamo intorno ai 23-28 euro alla bottiglia, però per un passito è una cifra che può valer la pena spendere, almeno per farsi un'idea. Poi magari piace o non piace, i passiti sono sempre un mondo un po' particolare, non a tutti piacciono, però provateli una volta ogni tanto, così per togliervi lo sfizio.
arriviamo infine al, ai due vini da regalo. Allora, faccio una premessa. Allora, uno è un vino, diciamo, un po' più costoso, forse il più costoso del lotto che vi, di cui vi sto parlando questa, quest'oggi, però io l'ho assaggiato, signori, e ne vale veramente, veramente la pena. E, allora, è un vino, questo forse potreste fare un po' più fatica a trovarlo, o comunque a reperirlo in maniera facile, però lo dovete regalare veramente a una persona appassionata che sicuramente lo apprezzerà. Parliamo del vino santo del Trentino, della cantina Pisoni, 100% uva Nosiola. Il costo dell'annata, diciamo in prima produzione, si aggira intorno ai 30-35 euro alla bottiglia. Poi loro hanno anche varie annate più vecchie, lì chiaramente il prezzo aumenta e anche in maniera considerevole, però non posso descrivervelo, nel senso che è un vino che non va assaggiato per essere capito fino in fondo, cioè quando lo assaggerete capirete proprio anche la complessità di profumi, di sapori, e anche se avrete modo, avrete la fortuna di bere anche annate diverse, vedrete che a distanza di anni è un vino che ha una tenuta veramente incredibile, non perde colpi nonostante l'età, e quindi si fa apprezzare. Ripeto, chi conosce, apprezza il vino e apprezzi i passiti, sicuramente vi ringrazierà di avergli regalato quella bottiglia. Seconda invece idea regalo, una cifra più contenuta, siamo fra i 10 e i 13 euro, vi consiglio, anche questo è un vino di cui ho parlato qui nel canale, il Buio di Cantina Mesa. Torniamo sempre in Sardegna, Carignano del Sulcis, e direi che basta la parola, nel senso che Buio, questa bella bottiglia, anche come presentazione, anche resa grafica, è veramente molto bello a vedersi, caratteristiche molto particolari. Io stesso, la prima volta che ho avuto modo di assaggiarlo, l'ho ricevuto in regalo, quindi me lo permetto di proporvelo come regalo, perché ho vissuto l'esperienza di riceverlo, e vi devo dire la verità, quando l'ho ricevuto e assaggiato ho capito che mi era stato fatto un bel regalo. È una cantina che promette bene, che ha dei buoni prodotti del territorio sardo, vi consiglio di assaggiarli. Oltre al Buio hanno anche altre etichette o altre tipologie, provatelo, hanno dei prezzi assolutamente interessanti. Se vi capita di trovarli al supermercato, in enoteca, oppure andarli a acquistare online, fatelo, fate una prova, perché secondo me meritano un assaggio. Bene, direi che questa puntata natalizia, un po' più lunga delle solite degustazioni, termina qui. Spero che tutti i miei consigli vi siano stati utili, almeno anche per avere qualche idea per qualche abbinamento, qualche occasione d'uso particolare. Le feste di Natale ne richiedono veramente tante. Se però avete qualche esigenza particolare, qualche dubbio, qualche perplessità o qualche domanda, qui sotto nei commenti potete, tramite l'hashtag AskTheWine, farmi la vostra domanda, quindi chiedermi ulteriori consigli. Lunedì ho inserito un post su Facebook dove appunto vi chiedevo, qualora foste interessati, a dirmi qual è la vostra occasione d'uso o il motivo per il quale dovete regalare ad esempio un vino, e cercherò di accontentarvi dandovi qualche consiglio. Ora non ho una esperienza, diciamo, enorme, però qualche cosa ormai negli anni ho un po' bevuto, un po' degustato, un po' assaggiato, e anche in base un po' a quello che volete spendere o comunque quello che è l'occasione per la quale dovete fare il regalo, potrei consigliarvi qualche vino interessante che magari potrebbe anche essere utilizzato da altre persone per fare altrettanta bella figura. E come sempre, ricordandovi che i minori di 18 anni non devono bere e non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, io vi saluto. Non vi faccio ancora gli auguri di Natale, perché
in realtà anche domenica ci sarà probabilmente un video. Adesso sto ancora vedendo cosa vi porterò domenica, magari potrei farvi una piccola sorpresa oppure potrei parlare di qualche argomento in particolare, a meno che anche voi non mi facciate qualche proposta con l'Ask the Wine. Per il momento io vi saluto, un ciao da Francesco e un arrivederci al prossimo video.